Hola a tutti ragazzi, è da un po' che non ci vediamo, cioè è da un po' che non mi vedete. Scusatemi se non ho caricato video in questi 10 giorni, ma sono stato un pelino indaffarato. Volete sapere un po' i miei cazzi? Ve li racconto brevemente. La cosa che mi ha portato via più tempo è stata il dover confezionare una colonna sonora, per il momento, perché poi ne dovrò fare un'altra, per un film indipendente, un po' mistico, un po' arti marziali, un po' particolare. Per ora non posso dirvi altro, però vi faccio sentire un pezzettino della colonna sonora. E questo mi ha portato via un bel po' di tempo. Diciamo parecchio, soprattutto perché dovevo seguire una linea stabilita, però mettendoci del mio, ma non troppo. E poi perché sono un botto di tracce, quindi registrarle, poi sistemarle tutte, il tempo passa. E comunque, l'ho fatta e registrata tutta, mi sono anche divertito, spero che al regista vada bene e spero di vedere presto questo film. Poi cos'altro ho fatto? Ah sì, un mio amico mi ha chiesto se gli potevo fare il PC. Farlo in che senso? Nel senso che ho dovuto fargli il preventivo di tutto il computer, scegliergli tutti i pezzi, ovviamente sotto il consiglio del buon Fabrizio, che mi ha aiutato nella scelta dei pezzi, che saluto a bestia. Ho dovuto accompagnarlo alle poste a caricare i soldi sulla mia PostePay perché lui non ne ha una. Ho dovuto aspettare che mi arrivassero tutti i pezzi, ho dovuto montarglielo, ho dovuto installargli il sistema operativo, imballarglielo tutto e darglielo. E altri 2 giorni nel complesso sono andati a puttane. Che altro? Beh, sì, sono riuscito a riempire il mio SSD principale sul computer dopo che ho comprato la suite completa di Adobe con tutti i plugin del caso e ho deciso di comprare un SSD più capiente per metterci tutti i programmi lì e lasciare sul principale solamente il sistema operativo. E quindi, già che c'ero, ho deciso di formattare anche il computer per dargli una pulitina, visto che era dal 2014 che non lo toccavo. Quindi, formattato, rimesso tutto e altri 2 giorni sono andati solamente per reinstallare tutti i programmi e sistemare tutto. Ultima cosa, ma non per importanza, mi è venuta una malsana idea. Chi mi conosce sa che io adoro le malsane idee. Quale, direte voi? L'idea è questa. Pensavo, per il prossimo Lucca Comics, di farmi un po' di pubblicità attiva. In che senso? Allora, quando fai della pubblicità passiva, te praticamente cosa fai? Vai e dici di quello che fai. Io suono, bla bla bla, guarda, questo è il mio volantino, tieni, glielo dai. Quello probabilmente prenderà il volantino e lo cestinerà, nonostante io abbia messo le minacce di sfiga in fondo al volantino, però probabilmente la cosa per il 99,9% dei casi va così. Mentre la pubblicità attiva, tu fai qualcosa di particolare e la gente ci va spontaneamente a cercarti, perché magari gli sei piaciuto. Comunque, tornando a noi, farò della pubblicità attiva al mio canale, nel senso che proverò a fare un live in mezzo alla gente, in cui canterò tante sigle dei cartoni animati e le suonerò con la chitarra, e tutto questo tra la gente, e la mia ragazza mi darà una mano con l'accompagnamento e con i cori. Detta così sembra figa come cosa, anche se io mi cago già in mano, ma devo vedere se è una cosa fattibile, nel senso che serviranno degli amplificatori, dei cavalletti, dei microfoni, le chitarre e ovviamente la corrente. E la corrente è un grosso problema. Io non credo mai che con la sicurezza che c'è mi facciano portare un generatore con una bella tanica di benzina al seguito. Quindi stavo pensando a una specie di batteria, diciamo un gruppo di continuità come quelli che si usano il computer per quando va via la corrente per non farli spegnere, ma non so la durata, non so se effettivamente è una cosa fattibile. In alternativa, comprarmi degli amplificatori a batteria, di quelli con le rotine che usano gli artisti di strada, per intenderci. Non lo so, devo vedere un po'. E se qualcuno sa darmi dei consigli su come procedere, io sono tutto orecchi. In ogni caso, a Lucca volevo fare circa una quindicina di pezzi. E quindi, oltre alla canzone di Natale che farò uscire
Qualche giorno prima di Natale o proprio il giorno di Natale, aspettatevi una valanga di cover del mitico Giorgio Vanni e Cristina D'Avena, in cui proverò a fare anche dei video con qualche effetto speciale, qualche chicca per divertirmi un po'. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto su questi miei giorni di assenza dal tubo. E come sempre, io vi ringrazio a bestia per aver visto il video. Se vi è piaciuto e vi piace quello che faccio, lasciate un bel polliciotto in su per supportarmi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E se non vi volete perdere proprio niente, passate anche dalla mia pagina Facebook, il link lo sparo giù in descrizione, lasciate un bel mi piace pure lì. Prima di chiudere volevo salutare un caro ragazzo che mi segue e ci teneva che lo salutassi in un vlog. E io sono molto felice di farlo. Ciao Matteo! Noi ci becchiamo prestissimo in un nuovo video e quindi... Ciao!